Umberto Casellato, Mogliano sorpresa l'anno scorso, si fa il bis quest'anno? Guarda, l'ho detto prima alla presentazione del campionato, per noi è sicuramente un anno molto difficile, non abbiamo il blasone delle grandi squadre, per cui per noi la sfida è rimanere al verge, sarà molto difficile. Sono cambiati dei giocatori molto importanti per noi la scorsa stagione, beh, fra tutti Mark Horn, che potete vedere nel sito dell'Leicester Tigers, che è il nostro malgrado gioca in seconda squadra, capitano, è andato via Mark Burma, è andato via Cameron Hay. Speriamo i sostituti siano all'altezza, abbiamo cercato di prendere dei sostituti che ci permettano di, non dico ben figurare, di limitare i danni in Europa, e questo per noi è un passo importante. Ripeto, il campionato ha 12 squadre, sono tantissime squadre, sono tantissime partite, sono campi difficili da andare ad affrontare, San Donà, Roma con le Fiamme Oro, la Lazio a Roma con campi già difficili come Reggio Emilia, per non parlare dei top team Veneti, Petrarca, Rovigo, Calvisano e via dicendo. Per cui per noi sarà un anno difficile, la nostra grande sfida è riconfermarci. Sarà molto difficile, lo speriamo, conosco solo una parola, lavorare a testa bassa, e questo che faremo anche quest'anno, dopo vediamo se i risultati saranno pari ai sacrifici che facciamo giornalmente in campo. Tutti parlano sempre di giovani, 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 da un lato è una bella filosofia, dall'altro forse con la crisi economica, con i problemi che hanno i club, è diventata più una necessità che una volontà. I giovani sono pronti? I giovani penso non siano pronti in questo momento, hanno bisogno di un periodo. Io faccio sempre l'esempio di Cristian Cerioni, che l'altro anno è arrivato giocando a un buon livello giovanile, anche in nazionale, è arrivato da noi, ha avuto un periodo di adattamento importante che è stato di 3-4 mesi, dopo ha iniziato a lavorare. Quest'anno posso contare come un giocatore, come un top player per il Mogliano, posso contare su di lui. La scorsa stagione per lui è stato un po' tutto nuovo, perché era in un ambiente nuovo, un ambiente di seniors, per cui penso che coi giovani dobbiamo avere pazienza, tra virgolette, però se sono in grado di giocare, di guadagnarsi il posto e di fare dei significativi miglioramenti, giocheranno con me, ma anche se vengono dalle accademie o da qualche club prestigioso, vengono lì per giocare, se lo meritano, se no stanno in panchina e vanno a giocare i più vecchi.